Ragazzi, buongiorno. Oggi andiamo a vedere come eseguire uno stacco con l'elastico. L'elastico in questo caso è sempre la nostra loop band. Sarà importante in questo caso andare a scegliere l'elastico dell'intensità adatta un po' alle vostre caratteristiche e anche un po' in grado di mettere a dura prova i vostri arti inferiori. Non dimentichiamoci che le gambe sono forti, nello stacco lavorano tutti i muscoli del treno inferiore e poi anche i muscoli del dorso. In questo caso la loop band la mettete sotto i piedi, potete stare anche scalzi che va benissimo. Fate sempre attenzione di non utilizzare delle scarpe che possono andare a rovinare la loop band. Quindi prima di ogni allenamento, soprattutto in questi esercizi che mettono a dura prova la loop band, controllate sempre che il vostro elastico sia sano. Quindi metto sotto i piedi, quindi lo metto a terra in questa maniera qua. Poi andate a mettere i piedi nella distanza con cui andreste a fare uno stacco. Poi, da questa posizione qua, vi abbassate in posizione già di stacco, afferrate la loop band in questo modo qua, schiena piatta, e da questa posizione vi sollevate. Contraete i glutei, contraete gli addominali, avrete comunque anche la schiena in contrazione. Di qua tornate lentamente verso il basso. Vi bloccate una frazione di secondo e vi ritornate su in questo atteggiamento qua, giù, su, andate giù controllando bene il movimento e poi su in questo modo qua e poi ritornate giù. Ecco, lo stacco è veramente un esercizio importante. Si possono utilizzare delle loop band anche di una certa intensità. Controllate sempre di fare bene il movimento. Quando andate giù, la schiena piatta, sedere all'indietro, tornate su e vi andate a contrarre in maniera corretta. Esercizio fantastico per allenare tutto il treno inferiore e, come vi ho detto, anche i muscoli del dorso.